cosa fai della giornata di oggi? Pensi che abbia vinto la linea della fermezza di Draghi? Perché ricordiamo che il Presidente del Consiglio aveva detto e continua a dire no ai tamponi gratuiti e sì all'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, niente proroghe. Assolutamente sì, ogni volta che Draghi ha preso una posizione netta su questi temi, diciamo, il Paese ha risposto come si sperava. Quando ci sono state delle incertezze, penso per esempio su AstraZeneca, invece ci sono stati molti problemi. I Novax e i Nopass sono vivacissimi su Twitter, sui giornali e sui social, ma nel mondo reale sono quattro gatti. Mi ricordo quando a un certo punto volevano bloccare le stazioni, quando è entrato in vigore il Green Pass sui treni. Alla fine c'erano solo i giornalisti davanti ai binari. La maggior parte della gente vuole lavorare in sicurezza. Quello che diceva la dottoressa prima è sbagliato. Il Green Pass non è obbligatorio per lavorare o per entrare in università, è lo strumento che ci siamo dovuti dotare di fronte al fatto che alcune persone volevano mettere a rischio gli altri entrando da non vaccinati, quindi è uno strumento per proteggere chi sta dentro, è un modo per permettere anche a chi sceglie di non vaccinarsi di avere qualche interazione riducendo il rischio con i tamponi, che è poi la parte, alla fine, è l'unica parte problematica del Green Pass, perché il vaccino protegge dal virus, i tamponi non proteggono dal virus. Si è scelto questo strano compromesso di dare lo stesso certificato a chi è protetto e a chi non è protetto, e questo ha generato un po' di pasticci, ma ecco, la stragrande maggioranza degli italiani, Stefano, vuole lavorare in sicurezza. Sulla questione dei tamponi, ma prima vorrei sentire